Eccoci qua, ogni lunedì, amici sportivi, ben arrivati nella nostra trasmissione. Anche oggi parleremo di argomenti importanti. Intanto auguri per il prossimo anno, che sia un anno almeno di salute, si spera. Il numero per interagire è 389, anche perché saranno cose curiose questa sera, 5970243, fatelo come quando volete. Allora, presentiamo immediatamente l'ospite, eccolo qua, vai. Buonasera a tutti, Massimiliano Rolandi, presidente del Valgotra. E sai che strada facendo assomigli sempre di più a Barbarossa, il grande storico personaggio. Non è un bel segno, perché no. Fino a qualche anno fa mi dicevi che assomigliava a Messi. A Messi. Adesso andiamo verso Barbarossa. Cioè. Il declino sta prendendo il sopravvento. No, ma sei andato a un personaggio, in questo caso dal calcio, per cui non tutti possono amare, ad un personaggio storico che tutti, vuoi non vuoi, devono studiare. Un condottiero. Quindi pronto per delle battaglie. Battaglie. Ma tu sei pronto per una battaglia, no? Ma sì, siamo, cioè, perché tutti per si chiedono quando ho detto ma Rolandi, Massimiliano in studio, e sono convinto che sarà una trasmissione interessante. Era l'altro giorno. No, guarda che sono già passati 20 giorni. Però ha delle motivazioni per essere giustificato il suo ritorno. Insomma, sei presidente del Valgotra, sei un commerciante ben avviato, almeno lo dicono, ne siamo tutti convinti. E adesso ti vuoi tuffare in una nuova prospettiva, spiegaci qualcosa. Ma rispetto all'ultima volta che sono stato qua, ci sono state un po' di evoluzioni. Allora, prima di tutto il 9 gennaio ci saranno le elezioni del Comitato Regionale Emilia-Romagna, ovvero l'organo della Lega Nazionale Dilettanti che gestisce dalla terza categoria fino alla Serie D. Quindi queste elezioni sono il momento per provare, diciamo, a portare un po' di cambiamento in quello che è stato la gestione ormai da più di 10 anni, di cui si sono spesso sentite critiche. Io da casa, guardando anche questa trasmissione, più o meno ho sentito passare tutte le società con rappresentate da presidenti, dirigenti, allenatori, anche giocatori, che spesso le ho sentite lamentarsi di quella che fosse la gestione organizzativa del nostro movimento. Quindi adesso c'è questa possibilità di provare a portare del cambiamento. A me hanno chiesto collaborazione, per quanto io possa... Cosa ti ha incuriosito? Perché tu sai, per entrare in campo ti ci vuole uno stimolo particolare. Ma diciamo che la cosa che mi ha stimolato di più è stato che, siccome io nella mia posizione rappresento una società che di favori non ne ha mai chiesti e mai ricevuti. Quindi diciamo che sono nella posizione di potermi esprimere più liberamente e più apertamente. Quindi diciamo che dare l'appoggio palese a una lista che va contro quello che è stato la governance degli ultimi 10 anni e anche di più, forse non tutti palesemente lo possono fare. E io ho questa posizione, la nostra società ha questa posizione, che non ha niente da dare indietro a chi ha presieduto il calcio negli ultimi anni, il calcio dilettantistico negli ultimi anni in regione, e quindi mi sono sentito spinto ad appoggiare in modo palese questa candidatura di Simone Alberici, un dirigente del Fraore con cui spesso abbiamo discusso sul campo, ma la stima nei suoi confronti sicuramente
non è stata incrinata da queste discussioni che ci sono state sul campo, sportive, discussioni certo. sportive con cui possono accadere, non dico quasi tutte le domeniche, ma molto spesso fanno parte del gioco e poi si riassumono a fine partita con il terzo tempo, il famoso terzo tempo, sono problemi piccoli che si risolvono. Quindi io quando mi hanno chiesto di collaborare sono stato felice di dirgli che la nostra società li appoggiava, appunto perché c'è una stima di fondo e una condivisione dei valori e del programma che è stato presentato e che viene portato avanti. Ecco, come si voterà? Perché molti devono anche capire. Allora, votano... Il 9, no? Dici, hai detto 9 gennaio, le votazioni si svolgeranno a Bologna, ogni società dilettantistica della regione vota uno, quindi ha lo stesso peso una società di terza categoria... Come una di promozione. Di promozione di eccellenza. Ha lo stesso peso e probabilmente se le ricordano soltanto in questi momenti in cui c'è bisogno del sostegno elettorale, anche le società di calcio a 5 che hanno una propria matricola FIGC e le società di calcio femminile. Quindi diciamo che è una votazione che muove più di 600 società. Adesso c'è il nodo votazioni in presenza oppure no, per adesso è stato confermato in presenza, c'è da valutare se l'organizzazione sarà all'altezza di gestire un flusso stimato di 600 e qualcosa più potenziali votanti, più tutta l'organizzazione, quindi altre persone che graviteranno intorno a questo. Ecco, come si conduce una campagna elettorale di questo tipo? Sono le varie telefonate alla sera al dirigente tale dei tali? Ma cioè, diciamo un po' di curiosità c'è. In questo momento le varie liste stanno facendo la conta delle firme per sostenere la candidatura. Ogni candidato deve raggiungere... Quanti voti? Erano 80, adesso per, io la chiamo, apertura alla democrazia è stato portato a 120. 120 firme univoche di società non sono poche, anzi richiedono uno sforzo notevole perché vengano raccolte. Quindi in questo momento le tre liste, perché in questo momento... Ma sono tre oppure succederà qualcosa? Allora, questa mattina è uscita un'indiscrezione per cui la lista capitanata da Emore Manfredi di Reggio Emilia pare che si tiri indietro. Non sono arrivate smentite, quindi più passa il tempo, più questa indiscrezione inizia... a prendere fondamento. Certo. Ecco, per cui voi l'avete già raggiunto quel numero di 120? Sì. Il numero è stato raggiunto, però nel caso che alcune società o perché hanno cambiato idea nel mentre o per altri motivi abbiano firmato per due liste, il voto si annulla. Quindi per essere sicuri di poter andare alle elezioni del 9 gennaio si cerca di oltrepassare questa soglia dei 120 con più margine possibile per avere per più avere tranquillità, problemi, per non avere brutte sorprese all'ultimo minuto. Ecco, naturalmente qui la montagna ha, diciamo, un bacino interessante di voti, perché di società ce ne sono, come hai detto tu, si va dalle femminili, dal calcio a 5, dalla terza categoria alla, in questo caso alla Valtarese e il Solignano, che sono in prima, per cui voti ce n'è qui bisogna portarli a casa tutti praticamente. So che non puoi parlare, però. Ma sì, diciamo che la speranza è quella, e poi comunque, come ho anticipato prima, l'appoggio con la firma
Un appoggio palese. Anche nel caso in cui qualcuno magari debba per svariati motivi firmare per appoggiare altre liste, io spero che poi analizzando i programmi e analizzando il fatto che all'interno della candidatura di Alberici sono presenti dirigenti di società che sanno bene quali sono i problemi, perché io ho partecipato a delle call con squadre del Bolognese, della Romagna, e ho notato che le problematiche sono le stesse che ci sono al Barreto. Certo. Quindi l'Emilia Romagna è uniforme, ma perché è uniforme le squadre dilettantistiche, le problematiche che incontrano sono le stesse. Quindi chi meglio di chi le vive sulla propria pelle le problematiche può portare un miglioramento? Penso nessuno. Facciamo il primo stop, però avvisandovi che tra non molto saremo in diretta, speriamo che vada tutto bene, con il tuo futuro presidente, il dottor Alberici, che è di Noceto, giusto? Futuro candidato. Candidato. Futuro presidente. Vabbè, speriamo, io mi auguro per tutta la montagna che magari sia lui. Adesso vedrai, mi bacchettano, magari mi richiama il mio direttore immediatamente all'ordine. Perché. Va bene, consigli, dai. Pubblicità. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melè Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali. Ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Noi
del K-Market Le Bontà di Camisa, ogni mattina quando apriamo i nostri negozi pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando accendiamo i nostri fornelli e forni pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando selezioniamo i migliori prodotti da mettere in vendita pensiamo un po' anche a te. Perché quando tu scegli le nostre torte salate, la nostra pasta fresca ripiena, i nostri primi piatti, i nostri dolci, i nostri funghi, l'ortofrutta, la carne, è bello sapere che porti in tavola prodotti fatti con cura e passione, nel rispetto della tradizione della nostra terra, per la gioia della tua famiglia. E per un regalo gastronomico speciale realizziamo insieme a te le confezioni più belle e ricercate. K-Market Le Bontà di Camisa ti aspetta a Tarsogno, a Gotra di Albareto e a Borgo Valditaro, tutti i giorni, anche i festivi. K-Market Le Bontà di Camisa, da sempre una storia familiare. Al pettine, uomo, donna, bambino, vi aspetta a Bedonia, Parma, in via Garibaldi 74. Troverete novità, colori, sempre in evoluzione, consulenza gratuita per ogni tipo di capello e cute. Esperienza, continui studi e aggiornamenti vi daranno la possibilità di esprimere al meglio la bellezza dei vostri capelli. Un nodo al pettine vi aspetta in via Garibaldi 74, Bedonia, Parma. Cosa importante è che un nodo al pettine ha cambiato il numero civico, nel senso che lo trovate appena entrate nella via Garibaldi, sulla vostra destra come entrate, per cui negozio davvero splendido. Complimenti a un nodo al pettine. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets, produzione austriaca, con certificato 1, the best, il migliore. Prezzo promozionale per tutto il mese di gennaio a 4,64 euro al sacco di chilogrammi 15. Il vero e unico professionista del legno, Squeri Carlo Alberto Centro Legno. La ditta Fortunati Bruno cambia nome in DM Elettrodomestici. Davide Bruno, per tutto il mese di dicembre, ma anche quello di gennaio, hanno pensato davvero a tantissime offerte fatte sotto richiesta vostra, come lavatrice, frigoriferi da incasso e libero posizionamento, TV, asciugatrici, piani cattura, forni, decoder, decoder digitale, piccoli elettrodomestici per casa e cucina, insomma non ce n'è per nessuno. Il massimo, ditta Fortunati Bruno, ora DM Elettrodomestici, e naturalmente buon anno anche da parte di queste aziende. Un altro punto importante a livello commerciale è il rinnovo completo del forno Binacchi, dell'amico Sandro e Stefania, Bottega del Pane, completamente rifatto, via della Libertà a Borgo Valditaro. Bene, torniamo in onda perché c'è molto da chiacchierare, molto da sapere, caro Massimiliano. Intanto, se volete mandare altri messaggi, in attesa della telefonata con il signor Alberici, che avverrà tra non molto, 389-5970-243. La domanda è impertinente però, caro Massimiliano. Io non so chi te la fa, perché non annovero questo numero tra coloro che ho in memoria il numero. La domanda è semplice, però birichina. Ma i giocatori c'entrano in questa tua presentazione di candidature? Non solo i tuoi, ma in giro avete parlato con la società, per cui anche i vari giocatori? Ma questa domanda non so se fa riferimento a qualcosa in particolare. No, però è generale. Sicuramente nella dimensione che hanno le società dilettantistiche, soprattutto nella dimensione che hanno quelle più vicine a noi, è difficile distinguere il confine tra i ruoli, e questo secondo me non è una cosa negativa, nel senso ci sono giocatori che all'interno di una società sono più che semplici giocatori, hanno e le opinioni di alcuni giocatori hanno peso, e penso che sia giusto quantomeno. Non so se è un pregio o un difetto, secondo me è un pregio. Da noi l'opinione dei giocatori conta e viene ascoltata, poi le decisioni
le prendiamo a livello di dirigenti, a livello di società, però sicuramente le opinioni dei giocatori vengono ascoltate, anche perché è una componente molto importante di una squadra. Siamo a 33, 33, 33, facendo le proporzioni tra società, staff tecnico e giocatori, quindi sarebbe una visione miope e secondo me sbagliata non tenere in considerazione la loro opinione. Poi ovvio che si deve confrontare con il restante 67% della società. Quindi sì, io ho parlato anche con giocatori, sì, ho parlato anche con allenatori. Sì, ho parlato con dirigenti, con presidenti, perché penso che quantomeno debbano essere coinvolti in queste cose anche i giocatori, perché anche della riforma Spadafora che questa governance, questa dirigenza dei dilettanti ha lasciato passare. I giocatori sono parte che deve essere quantomeno informata di quello a cui stiamo andando incontro e deve essere informata del fatto che c'è la possibilità di cambiare. Ecco, mi hai lanciato la possibilità di farti un'ulteriore domanda, che è questa. Questo bruttissimo momento che tutti noi viviamo, perché non c'è niente da fare, qui i numeri non cambiano, chiusura o non chiusura, non cambia nulla. Allora ti chiedo, non può agevolare la vostra lista questo marasma generale nella quale è piombata la federazione? Ma diciamo che sempre i cambiamenti arrivano con dei momenti storici di crisi, e se non è momento di crisi questo, quando l'è mai stato? Quindi probabilmente se non ci fosse stata questa pessima gestione del Covid da un anno a questa parte, probabilmente le società e quindi questo movimento non sarebbe mai nato, però secondo me qua c'è proprio il sentimento che serpeggia che ne abbiano fatte troppe e quindi da questo si è partito. Poi c'è tanto altro oltre ad una migliore gestione della crisi del Covid e dei suoi risvolti sullo sport Perché scusa, quante dilettantistico. partite si è giocato? Niente. Abbiamo 3, 4. giocato 3 partite, da Roma è arrivata la circolare che i comitati regionali potevano spostare in avanti la seconda rata delle iscrizioni. Bologna, per parola dell'attuale presidente Braiati, si è dimenticata di portare più avanti la data, si è dimenticata. Cioè, a Bologna ci sono, mi Tutti sembra, ingredienti, insomma, che mettono sono tutti ingredienti che un sommati, certo non so cioè, io che. dico, penso che un movimento di più di 600 società con tutte le persone che ci gravitano attorno, con i soldi che le società dilettantistiche investono nella Lega Nazionale Dilettanti, penso che meriterebbero un trattamento più attento, quantomeno più attento. Ascolta, mi risulta, ma me devi confermare o no, che i numeri del Cardellini, proprio per questo problema salutare, sono aumentati, perciò è aumentato anche le spese, anche in questo senso. Ma sì, anche in questo senso sono aumentate anche le spese. Il Valgotra purtroppo ha dovuto annoverare tra i suoi giocatori tesserati anche il sottoscritto, il cui presente Massimiliano Rolandi, quindi un momento bassissimo per la storia del calcio dilettantistico, però per non andare via in 12 contati, come noi siamo dovuti ricorrere al tesseramento di amatori e ragazzi che avevano smesso da qualche anno. Presumo che anche le altre società, trovandosi in situazioni simili, abbiano fatto altrettanto. Quindi sì, non solo i costi non sono stati calmierati, ma sono aumentati.
Per cui io credo che una buona gestione non dovrà far partire nemmeno questi campionati, perché dopo 3 partite, sospensione, naturalmente si è pagato tutto quello che si è dovuto pagare, cartellini in aumento, non si vede uno spiraglio sul ritorno in campo. Insomma, ingredienti che per la gestione uscente non è proprio piacevole. Cioè, i conti sono negativi. Le hai dette tutte te. Se io ti aggiungo la mia opinione, non farei altro che essere ripetitivo. Quindi sì. Allora, direi di fermarci un attimo, perché ormai sento che è l'ora X, quello della telefonata. Vi diamo immediatamente qualche consiglio, passo la parola a Jean per dare il calcio d'avvio di questa tornata. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taro. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocarro o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car, autocarrozzeria a Borgo Taro, veloci e professionali. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo. Macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Caffè dintorni, vendita capsule, macchine per caffè e solubili, a partire da Euro 19. Da noi puoi trovare Caffitali, Italy, S Caffè, Covim, Mocador e Caffè Toscano. Trovi anche capsule compatibili di Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza Point, Lavazza a modo mio e Lavazza Firma. Vi aspettiamo in via Nazionale 36 a Borgo Valditaro. Una grande novità, e bevi un buon caffè. Caffè dintorni. Caseificio Sociale Borgo Taro, Ponte di Scodolino, Albareto. Da 50 anni produce il parmigiano reggiano di montagna, prodotto con latte dei propri soci rigorosamente da Valtaro. Nel punto vendita del caseificio lo si può trovare in diverse stagionature. Inoltre troverete tutti gli altri prodotti caseari, primizie locali come funghi, marmellata, conserve, salumi e vini. Vi ricordiamo il nostro reparto macelleria, con carni nostrane delle nostre valli, dal produttore al consumatore. Il lunedì siamo presenti davanti al Farnese, nel mercatino dei produttori, caseificio sociale Borgo Taro, località Ponte di Scodellino, Albareto. In occasioni delle feste natalizie di fine anno, caseificio Borgo Taro vi propone una vastissima scelta di cesti natalizi. Auguri a tutti. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro. Pellets di primissima qualità, bio pellets, produzione austriaca, certificata 1. Il migliore, prezzo promozionale per tutti i mesi di gennaio, 4,64 al sacco di chilogrammi 15. Il professionista del legno, Squeri Carlo Alberto. Continua le mega offerte alla ditta Fortunati, che cambia nome in DM Elettrodomestici, Davide Bruno, per tutto il mese di dicembre, ma anche novità nel mese di gennaio. Vi aspettano con tantissime interesse.
interessanti offerte: lavatrici, frigoriferi da incasso e libero posizionamento, TV, asciugatrici, piani cottura, forni, decoder, TV SAT, decoder digitale terrestre, piccoli elettrodomestici per casa e cucina. Il luogo giusto è naturalmente Ditta Fortunati Bruno, DM Elettrodomestici, Largo Roma, a Borgo Valditaro. Eccoci qua. Allora, penso sia in linea l'amico Alberici, giusto? Buonasera, ciao! Buonasera, buonasera! Ciao! Allora, con Massimiliano abbiamo già toccato diversi argomenti, però naturalmente dalla voce dell'interlocutore maggiore, perché è capolista, diciamo, vorrei saperne di più. Che cosa diversifica la tua lista con le altre due o una se si ritira? Che cosa proponete voi davvero di cambiamento rispetto a questo ultimo anno che è stato catastrofico praticamente? Allora, diciamo che la nostra lista del cambiamento, perché prevede sicuramente delle novità o comunque il cambiamento come punto focale, cioè il discorso è quello di portare la società al centro del movimento dilettantistico e dunque riportare la voce della base, che siamo noi società sportive, al vertice della federazione. Dunque riportare una, o comunque portare, perché è 20 anni che non succede questo, un dirigente al vertice del comitato regionale che conosce i problemi delle società, conosce le problematiche che noi abbiamo tutti i giorni con le società, i rapporti con i comuni, i rapporti con la federazione o comunque i rapporti con la politica e anche con i genitori, i giocatori e quant'altro, in seno alla federazione fino a Roma e perché no anche con la politica. Ormai la nostra Lega Nazionale Dilettanti, soprattutto il comitato regionale, è un comitato che non è assolutamente rappresentativo, non dà servizi alle società, nonostante un'associazione in categoria, nonostante paghiamo la tessera associativa, e le società non vengono ascoltate, ma fanno una sola riunione all'anno fiume, in cui questa riunione fondamentalmente ci dicono dall'alto le decisioni già prese, noi dobbiamo o accettare o bere la minestra o lanciarci dalla finestra. Fondamentalmente è questo è il nucleo, cosa più importante, dunque una creazione di un centro servizi che dia assistenza alle società nella gestione delle proprie associazioni, nonché anche assistere nella gestione degli impianti e avere rapporti con le istituzioni locali. Non sempre e sempre siamo abbandonati noi stessi nella lettura delle convenzioni, nella partecipazione ai bandi pubblici e anche nella realizzazione anche di rapporti con il funzionario di turno, che sono dal rapporto tecnico al rapporto amministrativo. Ma non per ultimo, ma anzi importantissimo, anche l'aspetto rappresentativo politico, perché noi con la politica ormai siamo relegati, siamo fondamentalmente messi ai margini e anche su questo aspetto noi dobbiamo dare un cambiamento e dunque se c'è da andare giù a Roma, dare i pugni sul tavolo, bisogna andare giù a Roma e dare i pugni sul tavolo. E il comitato dell'Emilia Romagna invece su questo aspetto è completamente succube di qualsiasi decisione che avviene dal comitato nazionale. Considerate che visto che nella mia lista c'è anche un candidato della montagna, la montagna non è mai stata considerata, neanche l'Appennino, non sono mai venuti a visitare i vostri impianti, non sono mai venuti a verificare le problematiche, cosa vuol dire fare attività sportiva dilettantistica nel vostro territorio con tutte le difficoltà che ci possono essere. Questi non sapevano neanche in una riunione, non avevano neanche conoscenza dell'esistenza del Terre Alte di Berceto, cioè quando il Terre Alte di Berceto ha fatto una domanda in una riunione e il presidente Bagliati gli ha detto sì, non li conosco. Questa è la conoscenza che ha l'attuale apparato della nostra base. Un altro aspetto molto importante è proprio la rappresentanza politica, perché con l'entrata della riforma dello sport è entrata perché il movimento dilettantistico con i suoi rappresentanti non si è mai seduto al tavolo. Non essendosi mai seduto al tavolo ha lasciato il fianco a altri giochi, più che giochi di potere, a giochi di poltrone e rinnovamenti vari, che hanno da una parte messo in grosse difficoltà il nostro movimento, che adesso è succube di una riforma che, se passerà, metterà in ginocchio le società dilettantistiche, dall'abolizione del vincolo sportivo a anche l'obbligazione della contribuzione per i giocatori e per gli allenatori. E questo è un problema, è un aspetto che noi assolutamente non possiamo permettere e dobbiamo assolutamente impedire, ostacolare o comunque allontanare il prima possibile. Questa ultima annata ti ha condizionato nel dire sì, mi candido?
Io mi hanno condizionato tre cose. La prima cosa mi ha condizionato il fatto che dal 23 di febbraio fino ad agosto questo comitato non ha fatto una riunione, ci ha lasciato completamente soli, abbandonati noi stessi nella gestione del Covid, con tutti i problemi economici e non economici, anche nella ripartenza. Addirittura nelle riunioni non c'era assolutamente nessuna preparazione nei protocolli anti-Covid, nella gestione degli impianti, e questo abbandono totale mi ha veramente, veramente annichilito, quasi che stavo quasi pensando di abbandonare il mondo dilettantista a cui sono legato fin dall'infanzia. Poi in secondo luogo, quando ho visto l'uscita della riforma dello sport, quando ho visto che hanno fatto nuovi format senza neanche sentire le società sportive dilettantistiche, addirittura con le giovanili, io ho partecipato a una riunione in cui le società hanno indicato un format e loro hanno fatto tutt'altro, allora ho capito veramente che tutto quello che io come dirigente e altre persone prima di me hanno costruito stava andando completamente in malora, perché queste persone non ci ascoltano, non ci considerano e soprattutto siamo sudditi e loro re. Questa cosa deve finire. Il cambiamento è che la base va al vertice e sono le società che devono dare voce ai problemi e poi risolverli, e non uno che dall'alto decide anche addirittura chi votare e chi non deve votare. Le indicazioni dei delegati provinciali verranno dalla base, e questa è la rivoluzione che la mia lista e la mia candidatura vuole portare nel CREL, cioè delegati provinciali indicherà il proprio territorio di competenza. Ascolta Simone, per andare verso la chiusura ti chiedo, naturalmente io mi auguro, perché proprio per vicinanza anche di territorio, spero davvero tu riporta insieme all'amico Massimiliano la vittoria, naturalmente a compimento, però ti rendi conto che prenderai in mano il tutto in un momento molto difficile, per cui non è facile. No, ne sono consapevole e so che sarà un lavoro a testa bassa e sarà un lavoro difficilissimo, però l'entusiasmo e la voglia di cambiare le cose c'è. Entusiasmo di riportare i dirigenti a un nuovo rinnovamento, a una nuova restaurazione, a un nuovo rinascimento del movimento dilettantistico. Io ci credo e lo credono anche tutte le società, che sono veramente tanto, che mi stanno appoggiando, da Piacenza a Rimini. La mia lista, il mio movimento, la mia voglia di cambiamento non è solo derivata da Parma, ma deriva da tutto, da Piacenza a Rimini. Ci sono tante società, sono veramente tante, che stanno appoggiando la mia lista, stanno appoggiando la mia candidatura e stanno mettendo in grosse difficoltà sia il candidato uscente e anche altre liste che stanno cercando in modo democratico naturalmente di candidarsi. Però il cambiamento è quando un dirigente va a capo del vertice della PDC, perché non conoscono i nostri problemi e solo chi ha veramente subito o comunque affrontato le problematiche quotidiane della gestione di un impianto, la gestione di una società sportiva, può affrontare i problemi che tutti i giorni le società sportive affrontano. Come ultima domanda, prima di farti un in bocca al lupo grandissimo, immenso e un buon anno, perché è tanta salute, cosa importante, ti chiedo come hai scelto anche, per esempio, hai scelto Massimiliano qui per quanto concerne la montagna, come hai scelto i tuoi interlocutori che ti daranno una mano fondamentale in questa tua battaglia? Hai fatto una bellissima domanda e ti ringrazio della domanda che hai fatto, perché in realtà non sono io che ho scelto loro, sono loro che hanno scelto me, sai? Queste persone che io ho incontrato in questo tanto che io ho deciso di metterci la faccia, e metterci la faccia nel modo in cui l'ho messa, da dirigente che ha tutto da perdere che da guadagnare, perché io ho un impianto sportivo importante, una bella società di settore giovanile, ho un bel lavoro e non ho nessuna interesse per poter, un interesse bietto o comunque anche veloce. L'ho fatto proprio per amore del movimento e perché stavo vedendo che tutto quello che ho costruito in questi anni stava andando a ramengo proprio per delle persone che delle società sportive non gliene frega più niente, anche perché ormai hanno più di 70 anni, pertanto non hanno interesse a progredire, ma hanno interesse a stabilizzare. Ma adesso è finita l'epoca della anestetizzazione, c'è l'epoca del rinnovamento. Questa epoca del rinnovamento, io ne ho parlato con tanti dirigenti, con tante società, e qualche dirigente, qualche società è rimasta impressionata, non tanto da me, ma da questa voglia, l'hanno fatta loro e hanno deciso loro stessi di dire: Simone, io ci sto pensando, e se mi candidassi? E io ho detto: se ti candidassi, ti candidi.
Io sono il primo a sostenerti. Dunque sono loro che hanno scelto me e poi insieme stanno facendo questo percorso. Del mio team, che siamo in 22-23, e stanno lavorando a testa bassa, non tutti sono candidati, ma stiamo lavorando a testa bassa, sono tutti dirigenti di società. Io non ho un funzionario della Lega, della Lega Nazionale Dilettanti che sta lavorando nel mio team. Sono tutti dirigenti o qualche allenatore. E questa è la differenza del cambiamento. E quando parliamo con le società, parliamo non perché penso a me stesso, al posticino, al consigliere. L'obiettivo è portare il dirigente in vertice e poi tutto il resto pian piano lavorare, anche perché tra creazione e consultazioni territoriali, deleghe provinciali nuove, coordinamenti che nasceranno, 100 servizi, e ci sarà il bacino da andare a scegliere. Non sarà come prima che si sceglieva gli ex arbitri, i funzionari, l'amico dell'amico, non funzionerà così, si partirà tutto dalla base e dunque i dirigenti diventeranno finalmente protagonisti del movimento. Invece adesso in questo momento noi siamo sudditi del movimento, invece no, noi dobbiamo chiedere al comitato regionale che deve rendere conto alle società e non la società che devono rendere conto al comitato, e pertanto i dirigenti sono il motivo focale per cui ci siamo scelti insieme, perché tutti abbiamo sempre lavorato sulla stessa barca, cioè a favore delle nostre società, sappiamo i problemi che ci sono tutti i giorni. Ok, io ti auguro un in bocca al lupo e davvero un buon anno a te, alla famiglia, tanta salute a tutti e buona riuscita nell'impresa. Grazie. Ciao, grazie Simone. Ciao. Crepe a tutti. Ciao. Contini Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pianone di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525973 18. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melè Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Savani Paolo, concessionario Sivam, esclusivo per la zona di Parma, specializzato in prodotti per l'agricoltura. Ampia gamma di latte in polvere per lo svezzamento dei vostri vitelli. Mangimi di alta qualità per le vacche da latte. Integratori vitaminici minerali tecnologicamente avanzati per il vostro allevamento. Le migliori varietà di erba medica per le vostre semine primaverili e sementi di frumento e orzo per le vostre semine autunnali. Ampia gamma di lettiere per cavalli e la loro alimentazione. Noi
Edilka Market, le bontà di Camisa, ogni mattina quando apriamo i nostri negozi pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando accendiamo i nostri fornelli e forni pensiamo un po' anche a te. Ogni mattina quando selezioniamo i migliori prodotti da mettere in vendita pensiamo un po' anche a te. Perché quando tu scegli le nostre torte salate, la nostra pasta fresca ripiena, i nostri primi piatti, i nostri dolci, i nostri funghi, l'ortofrutta, la carne, è bello sapere che porti in tavola prodotti fatti con cura e passione, nel rispetto della tradizione della nostra terra, per la gioia della tua famiglia. E per un regalo gastronomico speciale realizziamo insieme a te le confezioni più belle e ricercate. K-Market, le bontà di Camisa ti aspetta a Tarsogno, a Gotra di Albareto e a Borgo Valditaro tutti i giorni, anche i festivi. K-Market, le bontà di Camisa, da sempre una storia familiare. Al pettine, uomo, donna, bambino, vi aspetta a Bedonia, Parma, in via Garibaldi 74. Troverete novità, colori, sempre in evoluzione, consulenza gratuita per ogni tipo di capello e cute. Esperienza, continui studi e aggiornamenti vi daranno la possibilità di esprimere al meglio la bellezza dei vostri capelli. Un nodo al pettine vi aspetta in via Garibaldi 74, Bedonia, Parma. Ricordo che il nodo al pettine si è spostato proprio di recente all'inizio di via Garibaldi, sulla destra, prima era sulla sinistra, ora è sulla destra, è proprio all'inizio di via Garibaldi, importante. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, con telefono 0525 920068. Pellets di primissima qualità, bio pellets produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di gennaio, 4,64 € al sacco di chilogrammi 15. Il vero e unico professionista del legno, Squeri Carlo Alberto a Borgo Valditaro. Grazie a Massimiliano per averci messo in contatto con Simone Federici, davvero... Alberici. Alberici, tutta un'altra cosa. Alberici, Alberici, che è anche un conduttore, tra l'altro, Alberici. Non è lui, ma un suo omonimo. Vabbè, è molto amico con Jean. No, vabbè. Non ha importanza, fate messaggi, grazie a Massimiliano, 389-5970-243. C'è subito un bel messaggio per te. Allora, da parte dell'amico Stefano, che dice così: Massimiliano e Alberici, quante firme di società mancano per raggiungere, tu forse hai già risposto, quota 120, e per poter presentare ufficialmente la lista? Credo che sia ormai fatta, no? Comunque, forse se vuoi spiegare un po' di più nel dettaglio il meccanismo, magari meglio. Sì, allora, la quota delle 120 è stata raggiunta, però diciamo che la squadra sta continuando a spingere, perché più si crea margine tra il numero minimo che è 120 il numero che effettivamente si riesce a raccogliere, meglio è, perché ci possono poi essere delle firme che vengono invalidate nel caso in cui la stessa società abbia firmato per più di una candidatura, oppure altri problemi. Ad esempio, ci sono società che avrebbero diritto al voto, però per inadempimenti amministrativi perdono la possibilità di... Allora, non tutte 600 potrebbero, non, qualcuna potrebbe delle 600 non aver diritto al voto. In quelle che ti ho detto, nelle 609 ci sono già calcolate quelle che hanno diritto al voto. Ah, solo quelle? Però, per dire... mi stupisco del fatto che il Valgotra non abbia fatto errori amministrativi nell'iscrizione di quest'anno e che abbia diritto al voto, quindi mi auto faccio i complimenti, perché quando leggevamo la lista delle squadre che avevano dei problemi per cui non potevano avere diritto al voto, io un po' ho tremato, perché diciamo che la gestione amministrativa e burocratica di una società ogni anno si complica, quindi è facile incappare in qualche errore o in qualche imperfezione nella compilazione
delle iscrizioni di trasmissione dei dati, e quindi basta anche un errore di questo tipo perché il diritto di voto venga temporaneamente bloccato. E ormai da che è stata pubblicata la lista delle votanti ufficiali non si fa più in tempo a sistemare eventuali difetti. Ecco, che tu sappia, le nostre società sono tutte in regola, tutti hanno diritto tutto al voto. Sì, sì, tutti bravi. Tutti bravi, tutti, tutti promossi, promossi. Tutti promossi. Bene, ecco, devo dire che almeno con quello che ci ha detto il futuro, mi auguro, Presidente, è molto, molto carico, ma soprattutto ha la visione ben definita di che cosa lo attende se porterà la sua lista alla vittoria. Penso che ce ne saranno tanti cambiamenti, ecco, da come ho potuto ascoltare. Ma sì. Tu che lo conosci, ecco, voglio dire, questi cambiamenti sono tutti fattibili o naturalmente ci vuole un mandato e forse più per farli? Guarda, per come la vedo io, si è parlato di cose molto realistiche. Quindi dalla creazione di consulte territoriali al fatto che i delegati provinciali vengano scelti dalle società e non calati dall'alto. Quello mi è piaciuto parecchio. Queste cose sono cose fattibili, anche perché non saremmo credibili se proponessimo in un programma elettorale delle cose irrealizzabili. Perché il termometro delle società e il polso della situazione ce l'abbiamo ben presente, quindi sappiamo cosa si può e cosa non si può fare. Le cose che non si può fare è inutile metterle in un programma, perché si perderebbe di credibilità. Quindi per rimanere credibili ed essere creduti abbiamo tenuto i piedi per terra. E nel programma ci sono cose che pensiamo che siano assolutamente fattibili. Bene, torniamo, perché ormai siamo davvero alla fine, tra poco saremo anche agli auguri di buon anno e vedremo dove Massimiliano estende questi suoi auguri molto particolari, perché ne ha alcuni molto particolari, almeno così mi hanno detto, poi non so, ce li hai o non ce li hai? No, non ce li ho perché... Non ho più la fantasia di una volta. Ah, non hai più? No, tagliandomi i capelli ho perso la fantasia. No, ma poi ci arriviamo dopo la pubblicità. Però prima volevo farti una domanda, che è questa: come stanno passando secondo te le squadre in questi... Sono già passati 2 mesi dall'interruzione, no? Giusto? Se non di più. Eh sì, è passato tutto dicembre anche novembre. Anche novembre. Ma soprattutto non è tanto quanto sia distante temporalmente, ma quanto è distante dal punto di vista che la normalità, quindi andare al campo allenamento, giocare a calcio, praticare qualsiasi sport dilettantistico è normalità. Adesso siamo lontanissimi dalla normalità, quindi a me mi sembra più lontano di quello che in realtà è, perché abbiamo detto che è 2 mesi, a me sembra 2 anni. Ecco, in questo è curioso, poi andremo in pubblicità, una curiosità mia è questa: quando si vivono momenti come questi, diciamo, c'è liberi tutti, per cui, che so io, il giocatore vive una realtà, il presidente ne vive un'altra, l'allenatore un'altra, o non è così, vi sentite e parlate? Anche in questi casi. Ma diciamo che, per come la penso io, è inutile forzare troppi contatti, nel senso, ci sono i contatti, quelli che ci devono essere, che sono veri e sentiti, e poi si spengono i motori in queste situazioni qua, senza sovraccaricarsi, senza stufarsi, sentirsi, chiamarsi, scriversi, organizzare incontri nel rispetto dei protocolli.
cioè tutte queste cose qua tanto non portano a quello che è l'obiettivo di una società dilettantistica, che è giocare. Quindi se manca l'obiettivo finale, facciamo una bella cosa: ognuno sta a casa sua, si riposa, fa il pieno di bonus con mogli, fidanzate, famiglia, e poi dopo i bonus se li gioca da quando ripartirà tutto. Bene, ripartiamo immediatamente, vai. Autocarrozzeria Speedy Car, via Primo Brindani 3 a Borgo Taranto. Affida alla grande esperienza della carrozzeria Speedy Car la tua auto, furgone, autocar o camion. Per noi dare l'antico splendore al tuo mezzo di trasporto è un vero e proprio piacere. Grande novità, servizio sanificazione auto con ozono e altri prodotti specifici. Servizio altamente professionale ed ecologico. In 20 minuti ti libera velocemente da virus, batteri e cattivi odori. Speedy Car, soccorso stradale 24 su 24. Speedy Car è convenzionata con le grandi compagnie assicurative. Allora vi diciamo, tutto meglio di prima. Telefono 0525 820113. Speedy Car. Autocarrozzeria Borgo Taranto, veloci e professionali. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Valditaro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna, a Borgo Valditaro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro. Telefono 0525 97447. Caffè dintorni, vendita capsule, macchine per caffè e solubili, a partire da Euro 19. Da noi puoi trovare Caffitali, Italy, S Caffè, Covim, Mocador e Caffè Toscano. Trovi anche capsule compatibili di Nespresso, Dolce Gusto, Lavazza Point, Lavazza Modo Mio e Lavazza Firma. Vi aspettiamo in via Nazionale 36 a Borgo Valditaro. Una grande novità, e bevi un buon caffè. Caffè dintorni. Caseificio Sociale Borgotaro, Ponte di Scodolino, Albareto. Da 50 anni produce il parmigiano reggiano di montagna, prodotto con latte dei propri soci rigorosamente da Valtaro. Nel punto vendita del caseificio lo si può trovare in diverse stagionature. Inoltre troverete tutti gli altri prodotti caseari, primizie locali come funghi, marmellata, conserve, salumi e vini. Vi ricordiamo il nostro reparto macelleria, con carni nostrane delle nostre valli, dal produttore al consumatore. Il lunedì siamo presenti davanti al Farnese, nel mercatino dei produttori, caseificio sociale Borgotaro, località Ponte di Scodellino, Albareto. In occasioni delle feste natalizie di fine anno, caseificio Borgotaro vi propone una vastissima scelta di cesti natalizi. Auguri a tutti. Amici, siamo alla fine, siamo ai saluti. Un anno, vi auguriamo, tutto il team vi augura tanta salute, che sia un anno di salute, e molto importante per tutti la salute, per tutti noi. Ma prima di chiudere voglio fare appunto ringraziare e salutare l'ospite, che adesso le daremo la possibilità di esternare la sua riflessione finale. Ci sono degli auguri da parte di un interlocutore per te, proprio in bocca al lupo, gli auguri di buon anno, ma anche di successo per quanto concerne la tua lista. Ti riferisco il messaggio. Domani, se volete, rivedrete questa puntata attraverso, intorno alle ore 15, la replica su YouTube da domani mattina o questa notte fonda. Per quanto concerne il giovedì, per i personaggi importanti che ho intervistato, ho avuto l'onore di intervistare, ci sarà Giacomo Bernardi, per cui una cosa davvero interessante, tutto questo giovedì. Ma adesso
Massimiliano, palla al centro e vai. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Gli auguri in modo come originale? No. Poi ovviamente riconduciamo tutto al peso reale che lo sport ha, e quindi siamo tutti ben coscienti che le problematiche del 2020 siano state altre e purtroppo più importanti di quelle della gestione dei dilettanti. Però così noi abbiamo passione per le nostre società, per lo sport dilettantistico, e quindi cerchiamo di spenderci al meglio e al massimo. Quindi faccio un augurio alle società dilettantistiche, non solo quelle di calcio, ma di tutto lo sport di base, affinché il 2021, entriamo nel 2021, possa riservare più soddisfazioni che non quello precedente. Appena passato. Intanto voglio dire che lunedì prossimo sarà ospite qui da noi Davide Galimberti, per cui parleremo di tanti argomenti, magari toccheremo anche questo, ma parleremo soprattutto, c'è un altro messaggio di auguri per te, in bocca al lupo per la tua nuova avventura, poi dopo ti farò vedere il numero, di conseguenza capirai chi è. Io però qui non so chi possa essere. Grazie a tutti voi, Davide Galimberti, lunedì prossimo parleremo anche di questa tua avventura, spero piacevole. Per quanto ci riguarda, un mondo di salute a tutti voi. Grazie a tutti e alla prossima.